legislazione, della sinergia tra un istituto di istruzione qualificato e un'organizzazione di volontariato, che apparentemente sembra che non ci siano dei collegamenti, invece uno dei collegamenti tra le due istituzioni è proprio quello che si è appena detto, la solidarietà, cioè la diffusione dei valori della solidarietà che viene portata avanti sia dall'istituto che dalla nostra associazione. E quindi ringrazio tutti i rappresentanti dell'Istituto Rapelli per questa sensibilità verso questi valori che cercano di diffondere tra le nuove generazioni e soprattutto vi ringrazio per aver deciso di dedicare la raccolta fondi, di destinare la raccolta fondi all'ASL di Rottamare. Per noi è stato un gesto molto significativo perché siamo un'associazione presente sul territorio da poco, circa 6 anni. E quindi siamo una piccola associazione ancora e vogliamo crescere e quindi questo fatto di godere della fiducia di un istituto così importante per il territorio di Rottamare, come diceva giustamente il sindaco, per noi è un fatto di orgoglio e ci fa capire che probabilmente stiamo lavorando bene sul territorio. Quindi abbiamo iniziato a collaborare con l'istituto già incontro con i ragazzi delle superiori, dove noi come associazione, insieme anche all'AIDO e all'ATMO, incontriamo i ragazzi e quindi parliamo loro proprio dei valori della solidarietà e del dono. Quindi questo è stato il primo contatto. Dopodiché i rappresentanti di Istituto Rapelli mi hanno informato della cerimonia che organizzano per la consegna dei diplomi e mi hanno chiesto se ero interessato a partecipare alla cerimonia, quindi come destinatario della raccolta fondi, io ho accettato ben volentieri e quindi di nuovo vi ringrazio e ho chiesto loro se era possibile avere un elettrocardiografo come progetto finale di questa raccolta fondi. E quindi ci siamo riusciti, abbiamo realizzato questo progetto, abbiamo acquistato un elettrocardiografo, dicevo appunto digitale, che posso avere collegato le domande, adesso vedo se ce lo faccio vedere, no? Vediamo. È questo. Vedi? Bellissimo, vedi? Mamma mia. È piccolo, però è completo. Ha 12 generazioni, quindi il massimo che si possa avere come. E ci permette di realizzare un nostro evento molto importante che organizziamo ogni anno, quest'anno purtroppo a causa pandemia dobbiamo rinunciare, che abbiamo intitolato Dorotei, per celebrare la festa del dono, noi un nostro anno organizziamo una serie di eventi che culminano con le visite di idoneità fatte in piazza, nella nostra sede in particolare, in piazza Gustav, dove un medico, nello specifico la dottoressa Peterlini e un infermiere del centro associazionale San Benedetto vengono quindi di domenica mattina e sono a completa disposizione degli aspiranti donatori di sangue per fare le visite di idoneità. Quindi è il primo passo per avvicinarsi al mondo della donazione. Noi abbiamo organizzato questo evento perché ci siamo resi conto che molte persone hanno problemi a fare questo primo passo, perché andare all'ospedale, dedicare una mattinata intera per fare questa visita di donità costituiva un ostacolo durante la settimana lavorativa. E allora ci siamo proposti con l'ospedale di San Benedetto per organizzare direttamente la domenica mattina queste visite di donità, con il supporto fondamentale della misericordia di Rottamare, che ci ha sempre concesso un'ambulanza munita di elettrocardiografo. Però l'elettrocardiografo è una macchina sensibile, delicata, che ha bisogno di manutenzione. E quindi abbiamo cercato anche di limitare questo impegno della misericordia, cercando di procurarci, ci siete che non. Non vediamo più. Siamo sul piano. Ecco, sul piano, abbiamo invitato per il piano. Quindi abbiamo deciso di acquistare un elettrocardiografo proprio per evitare di non gravare troppo sulla misericordia. E quindi
In effetti con questo sistema avete ampliato il potenziale, diciamo, operatività del vostro centro a questo punto, così? Quindi vi ha aiutato sì, a essere sì, più... No, una volta che abbiamo questo strumento potremo anche utilizzarlo per fare prevenzione sul territorio di Contamare. Ecco, sì, questa è la cosa che mi diceva l'altra volta, anche questa. Sì. Nascono dei cardiologi che vengono alla nostra sede, che poi è la sede anche della Guardia Medica, quindi è un ambulatorio a tutti gli effetti, e dove il sindaco ci ha giudicato il concesso il comodato d'uso, quindi ancora grazie per il gesto, per l'opportunità soprattutto. E quindi ci potremo organizzare per fare delle liste di prevenzione proprio ai cittadini, e c'è anche questa possibilità. Bene, d'accordo. Bene, se non si